Allora, al centro del webinar di oggi, i servizi digitali e il loro miglioramento. Non è un tema nuovo per i nostri webinar, presentiamo però di volta in volta appunto parti diverse, modalità diverse, cercando che ciascuna delle quali concorre a migliorare il servizio e a renderlo sempre più vicino all'utente e ai cittadini. Si tratta appunto, come dimostrato anche dall'attenzione che viene data, di un tema sempre attuale in Italia e sicuramente in progress, visto che appunto di servizi online, di modalità e strumenti per il loro miglioramento, per il miglioramento della loro fruizione, si parla da tempo in numerosi documenti pubblici, come sappiamo, dalla strategia per la crescita digitale 2014-2020 del governo, alla riforma della PA, dal CADO al piano triennale. In tutti i casi i cittadini sono e devono essere sempre più al centro, i servizi in modalità digitale non sono più solo un dovere da parte dell'amministrazione, o comunque non devono assolutamente più essere solo un dovere, ma un diritto riconosciuto al cittadino. Molte volte, ahimè, sempre si continua a ritenere che basti sia sufficiente creare servizi digitali, solo digitali, quando sappiamo bene che non basta che siano digitali, ovviamente, per essere soddisfacenti o scelti dai cittadini, o come dice appunto, sul sito di Agile Team, per restituire il buon umore alle persone e ai cittadini. Devono essere di qualità, ma sappiamo bene che nonostante il loro numero sia abbastanza alto, abbastanza ingente in Italia, questi ancora non vengono utilizzati appieno dai cittadini e quindi un motivo ci deve essere, c'è sicuramente. In molti casi, anche se funzionano tecnicamente, non sono soddisfacenti, non sono facili da usare, non sono accessibili e tantomeno comprensibili. Quante volte è capitato a ciascuno di noi di iniziare un'interazione online con una PA e di non riuscire a portarla a termine? O quante volte, per esempio, abbiamo saputo che bisognava fornire un documento, un'informazione, un riferimento solo alla fine di una lunga interazione per poi interromperla e ricominciare da capo? O comunque viene sempre da pensare che il gusto stilistico del designer continua a prevalere sulla comprensibilità di un servizio o di un'interfaccia. O ancora molte volte le parole che sono usate e le istruzioni ci confondono, ci sviano, ci nervosiscono a volte fino al punto da abbandonare l'interazione e di andare direttamente allo sportello. Questo non è bene, non è buono, è necessario cambiare qualche cosa, progettare in maniera diversa, stando sempre più attenti a chi il servizio deve usarlo. Il tema dei servizi digitali e della loro qualità, oltre ad essere al centro di atti normativi e di indirizzo, è anche comunque, questa è parte appunto del lavoro e della presentazione di oggi, è sempre al centro dell'intenso lavoro che Agile Team e il team per la trasformazione digitale stanno portando avanti sia con strumenti, piattaforme abilitanti, tra cui Speed e PagoPA, o anche con le linee guida di design dei servizi e kit di design, che sono risorse condivise e messe a disposizione da Agid e team sul sito per progettare, realizzare e migliorare i servizi digitali delle pubbliche amministrazioni. Quindi di questo miglioramento, di questi strumenti, di queste modalità e dei documenti anche resi disponibili si parlerà oggi in questo webinar. Saranno presentati anche alcuni nu dei nuovi kit per la progettazione delle interfacce dei servizi digitali della pubblica amministrazione. C'è un set di, come abbiamo detto, un set di componenti visive già pronte per realizzare e progettare l'interfaccia di un sito, di un'app, coerentemente con le indicazioni delle linee guida di design. In particolare, appunto, sarà quindi approfondito il tema anche della user interface, la progettazione dell'interfaccia utente. E infine, come di consueto, sarà presentata un'esperienza di realizzazione, di applicazione nella propria amministrazione delle linee guida di design
caso appunto del CSI. Allora, diciamo che comincerei con presentare il primo degli interventi appunto sui servizi sulle linee guida di design e sui servizi usabili e accessibili, intervento di Claudio Celeghin. Pregherei Claudio di appunto, lasciare qualche minuto al termine e per rispondere a eventuali domande. I partecipanti sanno come possono fare le domande, chat, è stato spiegato tutto, dopodiché continueremo appunto con la presentazione degli strumenti per il miglioramento messi a disposizione, questi che ho presentato prima, da parte di Matteo Santi e da parte di Buongiorno, Zaia, esperti di spero che mi user sentiate. experience. Mi sente meglio adesso? Speriamo di sì. Bene, buongiorno a tutti, grazie per esservi connessi a questo webinar che ci offre la possibilità di far conoscere il lavoro che fatto sinora sulle linee guida di design e di come dire, di fornire effettivamente degli strumenti di lavoro per tutte le pubbliche amministrazioni, tutti gli stakeholders che intendono ripensare, riprogettare e migliorare i servizi che erogano. Le linee guida di design Le guide di design, come sapete, insomma, sono nate nel 2015, fine del 2015, e colgo l'occasione anche per salutare il Comune di Biella, che è stato una delle prime amministrazioni a utilizzare le linee guida. Sicuramente di passi avanti ne abbiamo fatti tanti da quella data e sono state soprattutto appunto fornite nelle linee guida numerosi strumenti di lavoro per poter come dire far sì che le amministrazioni potessero fare come dire poter migliorare appunto i servizi che erogano. Le linee guida di design e il progetto Designers in sostanza si struttura in una serie di elementi che sono costituiti da toolkit che vedremo nel dettaglio più tardi, anche con l'intervento di Matteo De Santi. Le linee guida vere e proprie che forniscono delle indicazioni su come devono essere appunto riprogettate ed erogati i servizi delle pubbliche amministrazioni. Poi è presente anche un blog che consente di mettere in evidenza le best practice che si vengono mano a mano a produrre. A livello nazionale, e poi un forum ed è un punto molto importante di contatto fra tutti gli attori che collaborano attivamente al miglioramento dei servizi, perché mette in contatto designer, sviluppatori, pubblica amministrazione ed è un punto di confronto e di arricchimento reciproco che
consente a chi partecipa, insomma, comunque di poter ricevere risposte a molte domande che nascono nel momento in cui si cominciano ad adottare le linee guida. Gli obiettivi più importanti del progetto di designer è appunto quello di facilitare, innanzitutto di facilitare la fruizione dei servizi da parte del cittadino e dei servizi, in questo caso in modo particolare dei servizi che vengono erogati in via digitale. E chiaramente evitare che la pubblica amministrazione reinventi ogni volta una nuova modalità e magari non particolarmente efficiente di erogazione del servizio e quindi poter risparmiare tempo e anche insomma, dei soldi perché si debba magari ricreare un servizio che è già stato progettato ed erogato da un'altra pubblica amministrazione e che potrebbe insomma, in sostanza essere migliorato sostanzialmente. Importante è contribuire anche ad arricchire reciprocamente le conoscenze appunto dei progettisti e della PA e qui c'è da dire una cosa, e cioè che per design in questo caso design noi lo associamo poi specialmente in Italia, insomma, lo associamo a un determinato, per noi a un certo significato che è legato molto all'aspetto estetico, come semantica. In realtà, quando si parla di design, di service design, e specialmente in tutte quante nel progetto designer, qui si parla in modo particolare proprio di progettazione. Diciamo la traduzione in italiano del termine design inteso proprio come progettazione. E questo è importante perché altrimenti si fraintende tutto il progetto come semplicemente l'adozione di linee guida o di un template che è ben poca cosa rispetto invece a tutto il lavoro che c'è dietro, molto più profondo. Di ricerca e di valutazione delle esigenze dell'utente. Le caratteristiche essenziali di questo progetto sono costituite sostanzialmente dalla fornitura, diciamo, dalla messa a disposizione, dalla condivisione di risorse in formato aperto, condivisibili e come ti posso dire. Massimamente condivisibili, in modo tale che tutte le pubbliche amministrazioni con qualsiasi strumentazione possano facilmente accedere alla maggior parte delle informazioni che vengono messe a disposizione. Dico maggior parte perché poi ci sono inevitabilmente alcuni elementi che poi vedrete anche appunto, con l'intervento di De Santis. Dove ci sono evidentemente dei software che devono essere utilizzati per la produzione di wireframe, mock-up ed altri elementi di progettazione che richiedono evidentemente insomma, degli strumenti, dei software particolari. Poi l'altra caratteristica importante delle linee guida di designer è che hanno un versionamento, quindi periodicamente vengono aggiornate nella versione stabile e consentono, anzi, come dire, come dicevo prima, incentivano la collaborazione tra profili multidisciplinari all'interno della community. È importante, fondamentale, non solo tra designer e sviluppatori, ma anche tra designer, sviluppatori e stakeholders, e redattori della pubblica amministrazione, tutte quelle persone che lavorano poi dopo, che cercano di tradurre sul campo quanto indicato nelle linee guida. Si tratta di diffondere una progettazione orientata sull'utente.
Ne parliamo tantissime volte, se ne parla da tanto tempo, per fortuna se ne parla sempre di più, ma ci rendiamo conto che non è affatto semplice. Non è affatto semplice perché gli strumenti non mancano. Molto spesso la difficoltà maggiore, come sappiamo, mi rivolgo in modo particolare alle pubbliche amministrazioni collegate, la difficoltà maggiore non è tanto la possibilità di utilizzare un software, uno strumento, ma è un cambiamento di prospettiva che occorre innestare nel processo di realizzazione, di progettazione appunto di un servizio, specialmente anche magari tra i vertici. Dei vertici decisionali, per cui registriamo magari da parte dell'utente determinate necessità, però questo non viene ben, come possiamo dire, compreso o da certi stakeholders e diventa magari a volte difficile poterlo tradurre in un servizio ripensato secondo un modello di, appunto di progettazione centrata sull'utente. Ecco, certe volte quando si parla di servizio pubblico, molto spesso, sentendo anche altre pubbliche amministrazioni, dicono: ma noi in realtà noi non forniamo servizi, associando molto spesso il termine servizio a una compilazione online, post login di un form particolarmente complesso che scatena eventi per cui ti arrivano mail, si innesca un processo di registrazione, eccetera, eccetera. No. Tutte le pubbliche amministrazioni erogano servizi. Questo è essenziale che le pubbliche amministrazioni lo capiscano. Tutti i servizi delle pubbliche amministrazioni erogano servizi. Fosse solo che il servizio, anzi, fosse solo, è molto restrittivo come termine, ma nel momento in cui noi forniamo delle informazioni alle pubbliche amministrazioni, questo è un servizio che noi forniamo implicitamente ed esplicitamente. Insomma, il fatto stesso di fornire delle informazioni costituisce un fornire servizio. Vi posso dire per esperienza personale, ma credo che sia condivisa da molta parte del pubblico, che la maggior problema che si registra nella pubblica amministrazione è la capacità di poter comunicare in modo adeguato le informazioni che si vogliono fornire ai cittadini. E questo l'abbiamo verificato anche nel rifacimento del nostro sito istituzionale che abbiamo inaugurato poche settimane fa, e dove abbiamo fatto una profonda attività, una lunga attività di analisi, che è partita da circa l'analisi di 10.000, più di 10.000 feedback che abbiamo ricevuto tramite il sito. Abbiamo fatto una serie di interviste a diversi stakeholders, ai dirigenti interni, ai funzionari, a chi utilizzava il sito da back office, per ricevere tutte le necessità degli utenti, che non sono soltanto gli utenti appunto esterni, ma anche gli utenti che poi forniscono le informazioni. Quindi, insomma, per arrivare poi alla realizzazione del nuovo sito Agid, abbiamo dovuto fare un lungo processo di analisi che ha utilizzato gli strumenti forniti dalle linee guida, anche perché volevamo testarne la validità e quindi poi eventualmente capire dove migliorarli. Questo è un inciso, però insomma è importante capire che, e lo ribadisco ogni volta che mi capita di poter fare cioè che faccio degli interventi pubblici, o che sento altre pubbliche amministrazioni, è che l'adesione delle PA alle linee guida non sono soltanto l'adozione di un template responsive, ma è invece un profondo ripensamento del processo che porta all'erogazione del servizio, sia esso
un servizio complesso oppure una semplice pagina di contenuti. Ecco, una cosa importantissima è il monitoraggio del servizio, perché i servizi dobbiamo capire se sono, che noi eroghiamo, sono efficaci, come evolvono nel tempo e dobbiamo capire come evolve anche la fruizione che i cittadini hanno del servizio che noi eroghiamo. Perché è inevitabile che in molte pubbliche amministrazioni, ma anche insomma, senza andare molto lontano, diciamo, si pensi ad esempio, a una versione, principalmente una versione desktop del sito, per usare un esempio classico. Invece è necessario pensare veramente ad una progettazione che parta da una visione, da una fruizione da mobile, il che non vuol dire soltanto appunto fare un sito responsive che si adatta al cellulare, ma significa veramente rivedere in primis, come dicevo prima, anche i contenuti, come sono scritti i propri contenuti. Le linee guida insomma, Designers ha prodotto in questi ultimi questi mesi, in questi ultimi anni, una serie di kit, di cui poi vedremo uno in modo particolare che appunto verrà descritto più tardi, questo webinar, dei kit su vari aspetti della progettazione del sito e rispondono proprio a specifiche esigenze della progettazione su, ad esempio, faccio qui una breve panoramica dell'ecosistema, diciamo, dei kit. Ad esempio quello sul test di usabilità, su come condurre le interviste, su come descrivere gli utenti che accedono al nostro sito, oppure come strutturare un'infoarchitettura. Insomma, ce ne sono tanti che proprio servono per essere scaricati, utilizzati e come dire, servono per monitorare e per ripensare appunto il modo di fornire questo servizio che noi appunto come pubblica amministrazione eroghiamo molto spesso tramite il sito. Un kit in modo particolare che abbiamo usato ormai da parecchi anni è quello sull'usabilità. Mi sentite meglio adesso? Spero di sì, perché vedo che c'è qualcuno che ha problemi di non sente bene. Ok. Scusate, il kit per l'usabilità è un kit che abbiamo importato all'interno delle linee guida e che era stato inizialmente prodotto in collaborazione con Funzione Pubblica. Quindi, insomma, è uno strumento estremamente utile per far sì che persone prive o comunque non strettamente competenti sul tema dell'usabilità, possano valutare l'efficacia del sito che gestiscono o che contribuiscono a gestire. È uno strumento è molto utile per il fatto che appunto non richiede grandi competenze, c'è bisogno di seguirlo abbastanza, vorrei dire quasi in modo pedissequo all'inizio, specialmente appunto se non si è particolarmente addentro alla materia, però può fornire delle informazioni molto molto utili per un ripensamento insomma, delle pagine, dell'infoarchitettura. E quindi vi suggerisco di utilizzarlo, così come chiaramente adesso prendo ad esempio questo, ma ci sono molti altri kit, come abbiamo visto prima, che appunto possono consentire un netto miglioramento
dell'erogazione appunto dei servizi del proprio sito. In questo sito, in questo kit, ci sono strumenti che servono per preparare per preparare il test, per condurlo in modo adeguato con determinati accorgimenti e poi per capire che cosa c'è che non va, che cosa vogliono dire quei risultati, che cosa stanno a significare e dove è necessario intervenire. Molto spesso, ve lo dico perché appunto abbiamo questo kit, l'abbiamo usato in tantissimi siti, sia del nostro sito istituzionale, sia di portali europei. Molto spesso il tema principale, la criticità principale ricade, lo ripeto, nella difficile comprensione dei contenuti. E su questo c'è molto lavoro da fare ed è un lavoro molto difficile. Vedo che il mio tempo a disposizione è scaduto, però insomma sostanzialmente vi invito ad utilizzare questo kit come tutti quanti gli altri per poter diffondere anche all'interno della vostra pubblica amministrazione a costo zero le indicazioni che vengono fornite dalle linee guida di design. Vi ringrazio per l'ascolto. Grazie per questa presentazione. Rubo soltanto 2 minuti per sottolineare un paio di aspetti del tuo intervento, cioè l'importanza della progettazione centrata sull'utente, che è fondamentale nella progettazione dei nuovi servizi web, e appunto la consapevolezza che bisogna diffondere, la cultura che è sempre più necessario diffondere perché i servizi vengano progettati e centrati sull'utente, appunto realizzati fin dalla fase di progettazione, e anche la valutazione sia iterativa e non solo finale, come spesso accade. Detto questo, do subito la parola a Matteo De Santi, in quanto siamo abbastanza stretti con i tempi, quindi Matteo, per favore, Matteo continuerà ad illustrarci appunto anche condividendo lo schermo con una co-navigazione. E continuare a illustrarci il lavoro fatto da AGD Team sul sito e una serie di ci darà una serie di indicazioni e di strumenti per consentirci di migliorare davvero la progettazione di questi servizi digitali. Matteo, attiva la webcam, io me ne vado e. Il microfono anche, credo, spero mi sentiate tutti. Buongiorno, buongiorno Antonio, buongiorno a un po' di amici che vedo che sono lì e ci seguono, grazie mille. Allora, innanzitutto grazie Alessandra e grazie Claudio. Io mi ricollego ovviamente a quanto detto dai colleghi poco fa, ma innanzitutto ci presentiamo. Sono qui insieme al collega Francesco Grazie a te. Zaia, che poi seguirà e anzi entrerà molto più nel merito e nel concreto di quello che vi andiamo a proporre oggi. Siamo alla sede del team di trasformazione digitale. Insieme ad Agid abbiamo appunto sviluppato il progetto delle linee guida del design dei servizi pubblici, ma non solo delle linee guida, appunto dei kit, del blog e della community che è incarnata dal sito designers.italia.it. Questo sarà il mio supporto oggi durante la presentazione, nel senso che abbiamo concepito quel sito proprio anche come uno strumento che serva da supporto nel raccontare che cosa vuol dire fare design dei servizi pubblici. È un ambito di aggregazione, è stato disegnato, è stato progettato in modo che i livelli di fruibilità, diciamo, di quel prodotto siano variabili, quindi non è un sito necessariamente dedicato agli addetti ai lavori, è un sito che serve a far capire quello che è il ruolo del design nei servizi pubblici. Oggi soprattutto vogliamo raccontarvi una buona notizia. Intanto io parto con la condivisione dello schermo, per cui ditemi se lo vedete, dovreste riuscire a vedere il sito di Designers Italia ci conto, diciamo. Ok. Perfetto.
Ora vediamo se io posso aprirmi la chat. Benissimo. Ok, così riesco anche a avere i vostri feedback e a seguirvi. Allora, il sito si apre prima di tutto con uno statement molto chiaro. Disegniamo, quindi progettiamo, come diceva giustamente Claudio, è importante capirsi nei termini prima di tutto, i servizi digitali che in primis devono essere semplici e devono risolvere i problemi dei cittadini. Quindi il focus è appunto lo human-centered design, così si chiama in gergo, e quindi partire dai bisogni reali delle persone. Ma contestualmente, e ce lo vogliamo in qualche modo tenere sempre visibile, tenere sempre stampato di fronte, vogliamo anche restituire il buon umore. Perché sembra una battuta, no? Sembra banale, ma tradizionalmente un cittadino quando va a approcciarsi ad un servizio pubblico, se il servizio è erogato dallo Stato, lo fa inevitabilmente in un atteggiamento di difesa, o almeno questo dicono le ricerche che abbiamo fatto e questo raccontano anche purtroppo molto banalmente. I cittadini sui social, in un atteggiamento di difesa perché si aspetta in qualche modo di dover affrontare dei problemi. Noi siamo convinti, e vi invitiamo in questo a provare ad approfondire, a fidarvi, di che il design, che la progettazione concepita in senso moderno, possa prima di tutto garantire ai cittadini di poter conservare un buon umore o addirittura di poter portare a casa un sorriso quando si approccia ad un servizio digitale. E questo è un servizio che non necessariamente deve essere digitale, adesso ci arriverò. E questo è molto importante che ne teniamo conto. Per riuscire a fare questo abbiamo, e questa è la buona notizia, diciamo, di questo progetto, abbiamo degli strumenti che prima non avevamo a disposizione. Abbiamo molte più frecce al nostro arco e sono gli strumenti che mette a disposizione il design moderno, quindi appunto quello che in altri contesti viene chiamato in maniera un po' pomposa, se vogliamo, il design thinking. Ora ci arriveremo, cercheremo di capire un po' meglio che cosa significa fare progettazione. Quello che vorrei però che fosse chiaro fin da subito è che nonostante oggi noi ci focalizzeremo sugli aspetti legati all'interfaccia di un servizio digitale, perché questo ovviamente è l'oggetto del webinar, l'interfaccia di questo servizio è un punto di arrivo. Diciamo è una, se vogliamo, anche se probabilmente la più evidente, la più visibile, la più tangibile, una degli ultimi aspetti, delle ultime fasi di un processo che è un processo molto lungo, molto articolato e potenzialmente anche molto complesso. È fondamentale per questo, quindi, che facciate un po' di attenzione in questa fase, anche se, ripeto, staremo un po', più, se vogliamo, sull'astratto, a quello che vi sto raccontando. Perché? Perché molto spesso, purtroppo, e questa è appunto l'esperienza che abbiamo visto quando siamo arrivati, considerate che noi del team digitale veniamo comunque da aziende esterne, per cui in qualche modo siamo inevitabilmente un po' estranei rispetto al contesto della pubblica amministrazione, quello che abbiamo trovato è che spesso ci si focalizza verso l'aderire a dei modelli standard, quindi ci si approccia alla progettazione dei servizi con una logica di adempimento. E questo secondo noi è un grandissimo errore, nel senso che togliamo un potenziale di innovazione, appunto un potenziale di trasformazione a quello che è l'impatto del digitale all'interno dei servizi pubblici. Quello che appunto vorremmo farvi capire è che non basta applicare un'interfaccia standard che Agi e il team digitale hanno realizzato insieme, ovviamente, per semplificare la costruzione di servizi pubblici, non è sufficiente, citando qualcosa che sta succedendo in chat, applicare, è un punto di partenza sicuramente, non è sufficiente applicare dei template piuttosto che dei temi, dei CMS più diffusi, per essere in qualche modo adempienti, ma quello che voglio che passi molto fortemente come concetto è che l'importante è applicare un metodo. Okay. Il come poi il servizio viene concretamente realizzato è appunto un punto d'arrivo, l'ultima fase. Per questo andiamo a vedere quella che è la circolarità, diciamo, del metodo che andiamo a rappresentare. Allora, proprio perché non vogliamo solo che le linee guida a cui faceva riferimento Claudio e che trovate poco più sotto nel sito Designers Italia IT, con un indice esploso delle varie sezioni, siano percepite appunto con una logica di adempimento, quindi con un approccio regolatorio, mettiamo a disposizione per ciascuno degli ambiti, per ciascuna delle dimensioni in cui la progettazione dei servizi si concretizza, mettiamo a disposizione una serie di kit. I kit sono gli strumenti operativi, cioè sono quei tool
che permettono di mettere in pratica alcune delle indicazioni che trovate nelle linee guida, alcune delle metodologie. Non stiamo parlando di cose particolarmente sofisticate, alcune di quelle che trovate qui, magari anche se sotto forme diverse o con nomi diversi, già le avete viste applicare in passato, magari alcuni dei vostri fornitori utilizzano alcune di queste metodologie. Quello che abbiamo cercato di fare in questa sezione del sito è una sistematizzazione di quelle che sono alcune delle indicazioni che arrivano dal metodo. Qui trovate un link molto interessante a cui faceva riferimento Claudio, come usare i design kit. Lo stesso link lo raggiungete da questa voce di menu in alto. Qui vediamo nella sezione come lo uso, come uso design settaria, come uso il design dei servizi pubblici, vediamo alcune indicazioni generali. Ad esempio, appunto, siete già in una fase realizzativa del vostro sito, ma perché no, della vostra applicazione mobile intendo, potete utilizzare le risorse e i template che già mettiamo a disposizione, di cui poi appunto vi parlerà nel dettaglio Francesco. Oppure siete ancora in una fase perlustrativa, quindi ad esempio il vostro committente interno, piuttosto che a meno che non lo siate voi stessi, ha preso coscienza della necessità di un nuovo servizio, di un nuovo progetto, però appunto sta cercando di entrare un po' più nel dettaglio, capire un po' di più nel concreto. Che cosa serve, che funzioni deve avere questo servizio, piuttosto che quali bisogni, appunto, a quali bisogni deve rispondere. Oppure abbiamo già un prodotto, un sito, un servizio, un'applicazione online, gli utenti la stanno già utilizzando, probabilmente possiamo migliorarla, probabilmente dobbiamo implementare delle funzioni nuove, probabilmente ci arrivano dei feedback che non necessariamente sono positivi. Come facciamo a verificare che effettivamente sia efficace, sia ottimale? Un altro contesto che potrebbe avverarsi è io ho diciamo un mandato istituzionale, devo erogare un servizio sul territorio, ma non so bene quali sono i reali bisogni degli utenti, ma prima ancora non conosco così bene i miei utenti. Una delle cose che spesso diamo per scontata, che dà per scontato chi lavora nel pubblico, è di avere molto chiaro, molto netto il bisogno dei cittadini. Quello che invece dobbiamo e chi sono questi cittadini? Invece è quasi inevitabile averne una rappresentazione relativamente distorta, o diciamo che banalizza un po' la complessità che c'è verso la nostra utenza. Per questo è importante utilizzare, ad esempio, alcuni dei kit per costruire dei modelli astratti, diciamo, di utenza, o per capire bene quali sono i percorsi che i nostri utenti devono fare all'interno del nostro sito, della nostra app, del nostro servizio. Oppure, ancora più banalmente, abbiamo appena rilasciato un servizio nuovo, che sia un'applicazione, che sia un sito, però vogliamo tenerlo monitorato. Come diceva giustamente Claudio prima, una delle cose che è necessario fare, che è necessario fare e tenere attivo sempre, è presidiare come gli utenti utilizzano effettivamente il mio servizio, se è efficace quindi, se i contenuti che il mio sito, la mia applicazione veicola sono facilmente trovabili da parte dei cittadini, se soddisfano il bisogno informativo dei cittadini, partendo dal presupposto che non è detto che le risposte che noi andiamo a proporre siano le risposte che effettivamente le risposte a cui rispondiamo siano le corrispondono alle domande che si fanno effettivamente i cittadini. Quindi con questo kit a cui facciamo riferimento da qui, potete andare facilmente a capire come installare, utilizzare o configurare uno strumento di Web Analytics. Questi sono alcuni di quelli che definiamo in gergo gli entry point, i punti di contatto, diciamo, di ciascuno di voi all'interno di questo sito. Tornando un secondo alla home page per capire appunto come si concretizza il percorso che andiamo a proporvi, abbiamo diviso la fase di progettazione di un servizio. Qui vorrei sottolineare una cosa molto importante. Ovviamente il focus di oggi è sui servizi digitali, ma sempre di più in quest'epoca in cui il digitale è diventato un layer condiviso, uno strumento base comune a tutti i servizi, senza di più il digitale si mischia con il reale.
Il digitale spesso è un'opportunità, e vorrei che venisse percepito questo potenziale, per mettere in discussione, per analizzare meglio, per capire un po' più nel concreto, se servizi che comunque vengono erogati anche attraverso canali tradizionali all'interno del mondo reale sono erogati in maniera efficace. Quindi alcuni degli strumenti che qui vi andiamo a proporre e questa metodologia in particolare si applica a qualunque tipo di servizio, non importa che poi l'output di questo servizio sia esclusivamente digitale, anzi molto spesso andiamo a proporre la multicanalità e quindi è importante che ci siano diversi modi per avere dei requisiti o avere delle domande, avere risposte appunto a delle domande e aver soddisfatti dei bisogni. Vi faccio velocemente vedere alcuni di questi kit, prima di tutto interrompo un secondo la condivisione, in modo da avere un'idea di quanto effettivamente il tempo mi resta e capire se ci sono delle domande. Ok, quindi torniamo in condivisione, facciamo una veloce carrellata degli strumenti che abbiamo a disposizione. Allora, dicevamo, nella prima fase dobbiamo capire quali sono i bisogni delle persone. I bisogni delle persone possono essere rappresentati in diversi modi. Ad esempio, dicevamo la questione Web Analytics, quindi abbiamo dei tool di monitoraggio che si basano fondamentalmente sui flussi, sui percorsi di navigazione e che ci aiutano a capire se questi flussi di navigazione sono o non sono efficaci. In gergo si definiscono performance, partendo dal presupposto che ogni sito, ogni servizio abbia un obiettivo molto preciso, o si dia una serie di obiettivi molto precisi, ad esempio obiettivi informativi, e capire quanto è efficace la risposta a questi obiettivi. Vi faccio un esempio banale. Se io sto realizzando la sezione del sito del comune che si occupa dell'anagrafe, uno degli obiettivi sicuramente di questo sito del comune è consentire, ad esempio, di prenotare un appuntamento. Vi faccio un esempio generico, potrebbe non essere così. Di conseguenza, una delle performance che andrò ad indagare è quanto è efficiente il percorso dalla home al sistema di prenotazione, diciamo alla fase di chiusura della prenotazione. Quanti utenti riescono immediatamente velocemente a trovare quel servizio, quanto è facile, quindi quanto è veloce e quanto è lineare il percorso di prenotazione rispetto invece magari a dei percorsi che possono essere interrotti all'interno del sito per una serie n di motivi, di dubbi, di mancanza di chiarezza, per problemi di login, di registrazione, di dati che chiediamo e via di seguito. Ripeto, è un esempio e vorrei che restasse tale, perché è importante capire la complessità che ci sta dietro, ma sicuramente dei software di analytics consentono di capire abbastanza bene su un progetto già esistente se funziona o non funziona. L'altra cosa che ci aiuta molto a capire il contesto in cui il servizio che stiamo progettando è inserito, davvero sono facili da capire, vi invito a esplorare un po' questi kit anche poi in un secondo momento, una mappa di ecosistema. Cosa intendiamo per ecosistema? Il nostro servizio digitale mette in relazione diverse persone, diversi soggetti, diversi attori. Non è detto che ci sia solo la pubblica amministrazione e l'individuo da solo davanti a un monitor, perché quel servizio magari è erogato anche da diversi tipi di dipendenti all'interno della PA, da diversi settori che concorrono a realizzare quel servizio. Poi magari il cittadino nell'approcciarsi al servizio, prendiamo ad esempio un servizio legato alla dimensione scolastica o alla genitorialità, si relaziona con diversi attori, magari all'interno del proprio contesto familiare, che appunto fruiscono del servizio. Una mappa di ecosistema, che è un modo abbastanza semplice per rappresentare la complessità degli attori che ruotano all'interno di un servizio, consente appunto di avere la descrizione dello scambio di informazioni, di valori o di eventualmente di documenti, di dati, che i vari attori che partecipano ad un servizio possono svolgere. E quindi abbiamo la possibilità di avere una mappa di stakeholder, abbiamo la possibilità, quindi dei soggetti che in qualche modo pesano nella definizione del servizio, di accedere a un esercizio. Nella maggior parte dei kit che vedete qui rappresentati ci sono anche degli esercizi molto, molto pratici, molto semplici da provare anche, virgolette, in un contesto di simulazione non necessariamente operativo, che consentono appunto di capire meglio a cosa serve il kit. E contestualmente ogni attività di solito è accompagnata da una serie di slide, da un modello, da un template di slide per presentare il risultato di questo tipo di attività. Quindi se dovete capire un po' meglio il vostro servizio all'interno di che contesto inserito, potete usare una mappa di ecosistema. Il test di usabilità ve l'ha già raccontato
Claudio, un altro dei kit importanti per capire un po' meglio che bisogni hanno i cittadini è appunto a partire da delle interviste, per cui noi andiamo a proporvi un template, un modello per portare avanti un'intervista ai vostri potenziali utenti. È importante che siano utenti reali, non importa necessariamente che siano perfettamente rappresentativi del vostro bacino totale, ma è già importante fare un primo passo per approcciarci a questi. E qui abbiamo una serie di supporti per il questionario per appunto invitare le persone che fanno parte del pool di utenti da intervistare, come portare avanti le interviste, una liberatoria da firmare, cosa restituire ai cittadini che eventualmente hanno partecipato alle interviste con un attestato di partecipazione, come raccogliere con gli strumenti di notazione, come raccogliere gli appunti mano a mano che vengono forniti e via di seguito. Ok, io credo di essere corto col tempo, vi volevo solo far vedere la seconda parte del percorso, diciamo, che è quello che si concretizza nella fase di progettazione vera e propria, quella che noi abbiamo definito ideare. Per riuscire a progettare per bene un servizio, un'altra delle cose che vogliamo proporvi come modello è quello di provare a farlo insieme, di nuovo, ai destinatari stessi di questo servizio. Una delle tecniche che in assoluto ha rivoluzionato l'efficacia di quello che di come vengono erogati i servizi digitali, considerate che quello che vi stiamo raccontando, diciamo, comincia a essere sperimentato a partire dagli anni 80 concretamente e la Silicon Valley degli anni 2000, diciamo, dove ovviamente è esploso il potenziale dei servizi digitali, l'ha incarnato fin da subito le grandi aziende che sono adesso dei driver di innovazione tecnologica usano questi approcci e questa metodologia appunto da diversi anni, quindi insomma sono cose consolidate, non stiamo raccontando qualcosa di particolarmente rivoluzionario e innovativo, probabilmente nella pubblica amministrazione è un po' meno scontato incontrarle. Vi dicevamo, è stato molto chiaro fin da subito in quegli anni che progettare i servizi insieme agli utenti che andavano a fruirli poi era la chiave di volta per farli davvero percepire come utili. E questa cosa si può fare in maniera molto divertente perché, di nuovo, il buon umore accompagna non solo il risultato, ma anche e soprattutto il metodo che andiamo a proporre. Si può fare all'interno del cosiddetto workshop di co-design. Questo kit vi permette di mettere in piedi un workshop, quindi un momento condiviso, di solito sono una mezza giornata, una giornata o al massimo 2 giorni, che si porta avanti fra chi sta ipotizzando, sta progettando il servizio e gli utenti finali e gli stakeholder e i colleghi che poi andranno a erogarlo direttamente. Ci si trova tutti insieme all'interno di un contesto fisico, il più possibile fisico, e si va a cominciare a mettere sul tavolo alcuni degli elementi che poi andranno a definire il nostro servizio. Qui vediamo un'agenda del workshop, qui vediamo un esercizio su quelli che in gergo si chiamano i personas, quindi dei modelli di rappresentazione dell'utente finale che andrà a fruire il servizio. Poi ripeto, vi lascio approfondire con calma, probabilmente su queste metodologie, che sono metodologie di service design, andremo a fare degli altri momenti di approfondimento, dei webinar dedicati, perché no? E qui potete insieme appunto ai vostri utenti, insieme ai vostri colleghi, andare a capire un po' meglio qual è il percorso dell'utente. In questo caso vediamo un esempio che viene fuori da un'attività di ricerca per dei modelli di siti delle scuole che abbiamo portato avanti, che stiamo portando avanti in questo periodo, che percorso fanno i cittadini all'interno del sito, del servizio che voi portate avanti. Io torno, diciamo, vado a chiudere e lascio a Francesco spiegarvi più concretamente poi come queste attività di progettazione vanno a essere messe in pratica poi nel momento in cui abbiamo finito di analizzare, di progettare, di ideare, diciamo, di concepire il servizio, concretamente poi che strumenti avete a disposizione Open per poterlo realizzare. Ma intanto immagino ci Sì, possano essere delle domande, Matteo, per cui fatemi Matteo, sapere. sì, ci sono delle domande Chiedo Alessandro e Stefani. forse puoi Prego. rintracciare tu stesso, ma te le sottopongo. In generale c'è una tendenza a dire sì, va bene, tutte cose belle, però questo ti riassumo alcune degli interventi, diciamo, di questo tipo.
Tutte cose belle, molto affascinanti e interessanti, ma le pubbliche amministrazioni sono in grado, ci sono dei casi di studio di persone, come dire, di enti che ce l'hanno fatta. E quello che noi, ogni tanto noi negli webinar stessi, come sapete, cerchiamo di portare appunto, come Sì. anche oggi, l'esperienza dell'amministrazione. E poi invece ci sono delle altre domande più specifiche, oppure ecco, un'altra domanda era: ma chi manterrà questi template? Oppure chi ha il proprio sito istituzionale con migliaia di pagine già belle fatto con Joomla o WordPress, che fa, come fa a cambiare? Si tratta più appunto di questa. Allora, provo a rispondere delle domande che mano a mano ho come appunto molto velocemente, che mi sono state appuntate qui accanto. Allora, velocemente, chi manterrà questi template? Questo è un investimento della pubblica amministrazione, ovviamente, di conseguenza sicuramente lo manterrà AGID, Team Digitale, ma è molto importante ribadire quello che già aveva accennato Claudio all'inizio. Questi sono progetti open source, per cui stiamo già raccogliendo non solo il contributo di molte persone che appartengono appunto alla pubblica amministrazione, anche alle PA periferiche che hanno voglia di contribuire. Ci sono persone, professionisti, designer che già diciamo, dalla periferia o dagli enti centrali, perché no, hanno deciso di iniziare a darci una mano, ma soprattutto lo stiamo facendo insieme ai privati. Designers Italia si chiama Designers Italia proprio perché ha come obiettivo quello di rompere la barriera, il confine fra chi sta dentro e chi sta fuori. I kit che avete visto sono in parte realizzati e supportati da designer che anche a titolo, diciamo, di gratuito, se vogliamo, come forma di partecipazione o di riconoscimento, diciamo, per il paese, hanno deciso di dare una mano. Okay? Quindi, diciamo, è un progetto che inizia adesso, ma che ha già una buona inerzia per continuare nel futuro. Per quanto riguarda Joomla, WordPress e i vari template, di nuovo lo ribadiamo. I template sono l'arrivo di un percorso, ci stiamo lavorando, in parte lo accennerà Francesco adesso. Prima di arrivare ai template vogliamo arrivare a una serie di strati che vengono prima dei template, che ci permettono poi di mantenerli in maniera efficace, ma sicuramente ci saranno anche questi, almeno per i tool principali. Probabilmente ce li abbiamo piano a partire, diciamo, da settembre, anche se forse qualcosa si muoverà prima. Ok, è prevista o è allo studio la predisposizione di un kit per la valutazione della qualità percepita dagli utenti di servizi online? Sì, in parte è una cosa a cui facciamo già riferimento, abbiamo l'idea di proporvi l'utilizzo di strumenti quali Ajar, che è una cosa che è stata utilizzata all'interno del nuovo sito di Agid, che permette di aprire un canale di comunicazione fra chi fruisce direttamente il sito o servizio e chi invece lo esegue, e quindi sicuramente anche questo ci sarà piano per i prossimi giorni, per i prossimi mesi. Quanti sono e quali sono le PA interessate, che mezzi hanno per portare un approccio di questo tipo? Allora, abbiamo con Andrea poi un esempio di chi ha applicato le linee guida, di chi ha messo in atto alcune di queste metodologie. In Designers Italia, nella sezione blog, vogliamo raccogliere le storie di chi è riuscito effettivamente a mettere in atto questo, diciamo, a provare a sperimentare sia questo approccio che queste linee guida, e nella sezione del forum dedicata al design avete degli esempi di applicazione appunto delle linee guida, dei template e degli strumenti. Invitiamo tutti a incontrarvi lì nel forum.italia.it per scambiare dei feedback o dei pareri. Ok, la raccolta di storie, di case di studio è un elemento fondamentale per noi, perché partiamo dal presupposto che l'innovazione si faccia prima di tutto con l'esempio e non appunto con semplicemente la teoria. Ok, dopodiché su questioni un po' più tecniche, se volete, ci confrontiamo in un altro momento, insomma, tipo il colore o questioni del genere. Una cosa che è importante da dire però è questa. Fare design, fare progettazione dei servizi non significa applicare un codice colore, usare un determinato font o essere compliant con dei loghi. Vogliamo un po' rompere questa facile percezione che secondo noi è molto fuorviante. L'importante è che il servizio sia efficace e disegnato sugli utenti, che poi il colore sia leggermente diverso, lo dico molto sinceramente. È importante che sia riconoscibile, se la riconoscibilità è un valore aggiunto per l'utente, ben venga,
ma non è quello il nostro obiettivo, non è fare le cose tutte uguali, è fare le cose Matteo, semplici il più scusate, possibile, io semplici il vi più richiamo un possibile. pochino, vi faccio presenti i tempi, è Ok. l'una, mancano ancora appunto l'intervento di Luca scusate, di Francesco e di Andrea. E do subito la parola a Francesco Zaia, sempre del team, per approfondire alcuni dei kit. Grazie, cercherò di essere rapido ma più chiaro possibile. Allora, con questa mi riallaccio velocemente agli interventi di Matteo e di Claudio e continuo un po' il discorso sul passaggio da linea guida a kit. Molto in breve, le linee guida, come sapete, sono uno strumento molto testuale, diciamo, quindi comunque molto descrittivo. E abbiamo spostato un po' il paradigma sui kit proprio per cercare di dare degli strumenti che siano invece più operativi, come ha detto già Matteo. Per cui immaginiamo un po' che le linee guida, cioè nella nostra ottica, le linee guida dovranno rimanere uno strumento più orientato per l'utilizzo da parte delle PA, ovviamente, quindi comunque gli stakeholders, come si suol dire in termini inglesi, e quindi un target spesso meno tecnico, se vogliamo, da un certo punto di vista, però utile. Per poter scrivere capitolati e gare, eccetera, eccetera. Dall'altro invece forniamo appunto questi design kit per dare un maggiore aiuto verso i fornitori in particolare, quindi alleggerendone in parte il lavoro, ma anche provando a dettare in questo modo un modus operandi che riteniamo essere allo stato attuale una sorta di standard e di best practice. A questo punto ho messo in piedi questo veloce schema per esemplificare il fatto che tutti questi kit che sono stati ideati da Agit prima e dal team digitale in aiuto col team digitale poi, scusate, sono avvalsi di moltissime collaborazioni esterne. Quindi, come vedete in alto, ho messo la presenza del forum, la presenza di Slack, che è il nostro sistema di chat, a cui invito tutti, ad esempio, visto le domande sui colori, su queste cose dei kit, vengono smarcate velocemente di solito o sul forum o su Slack. Quindi venite tranquillamente lì e ne parliamo serenamente in ogni momento, se appena riusciamo. E GitHub, chiaramente per contributi di tipo più tecnico, insomma, per chi non sapesse cos'è GitHub, è una piattaforma dove mettere il codice dei siti e il codice dei disegni che andiamo a creare. Tutti questi kit e le linee guida hanno in uscita, come vedete in questo grafico un po' inusuale, ma che comunque tende ad esemplificare cosa c'è in ingresso e cosa c'è in uscita in tutto questo, chiaramente hanno in uscita i servizi, però hanno in uscita anche, come diceva Matteo, nel blog di Designers Italia, la possibilità di ospitare dei post esterni di persone che hanno usato e che fanno uso tuttora dei design kit. Per cui, per riportare testimonianze nell'utilizzo dei kit e delle linee guida. E su cui vi invito anche su quello a partecipare, a leggere perlomeno quanto c'è. Andrò ovviamente molto velocemente sul riepilogo dei kit che ho messo anch'io nelle mie slide, ma giusto per ripartire col discorso più che altro sul fare, che è il quadrante in basso che approfondirò io stesso, essendo un po' quello più facile da capire. Riepilogo un attimo tutta la questione, giusto perché penso che ripeterla un attimo sia più semplice per tutti per farsela entrare in testa. Con l'utente al centro, questo disegno esemplifica lo Human Centered Design e divide questo quadrante in tre parti, quella del capire, quella dell'ideare e quella del fare, proprio per mostrare appunto le varie aree di lavoro. Quindi prima una fase di capire per la ricerca con gli utenti, per capire le persone coinvolte nella fase di studio del servizio e per capire tutti i dati per analizzare tutti i dati che poi servono per capire un po' le frustrazioni e i bisogni degli utenti in fase di direzione del servizio. Poi appunto parte la fase dell'ideare in cui vengono definite le persone, vengono definiti tutti quegli strumenti per capire il percorso e le modalità di utilizzo del servizio. Quindi si parla ancora di scrivere su carta come dovrà essere questo servizio. Infine poi c'è la fase del fare, che è quella probabilmente più operativa, più semplice da capire, come dicevo, che riguarda il passaggio, come diceva il titolo del mio intervento, il passaggio dalla carta, quindi comunque dall'ideazione di un servizio su carta,
alla realizzazione vera e propria, quindi su codice, su disegni e così via. Quindi la parte del fare a sua volta è divisa in varie sottoparti, per capirci. C'è una fase iniziale in cui il disegno del sito su carta passa in una versione un pochino migliore che identifica un pochino le aree in cui viene organizzato il layout del sito, sia esso mobile, desktop o quant'altro. Comunque ci saranno degli elementi che identificano il sito stesso. Questa fase, questa modalità di mostrare il sito tipicamente in bianco e nero, comunque molto semplificata, si chiama Lo-Fi, che è una versione a bassa fedeltà del sito. La versione successiva sarà poi quella di creare una versione hi-fi di conseguenza, come uno si può aspettare, che è la versione del sito già disegnata completamente e quindi assolutamente chiara al committente di come verrà fuori, però senza tutte quelle interazioni possibili con l'utente, che sono realizzabili ovviamente soltanto attraverso la realizzazione del sito stesso. Il servizio stesso, scusate, tendo ovviamente a generalizzare sul sito perché spesso si parla di quello, sotto forma di codice e di cose appunto che poi il sito può realizzare i servizi. Andando avanti, vabbè, qui vi lascerò poi le slide, quindi potrete analizzare nel dettaglio tutti i kit che poi trovate ovviamente sul sito di Designers. Parto quindi dal wireframe kit, che è quel kit che serve per creare il cosiddetto lo-fi. Come vedete, il wireframe kit contiene davvero quello che vedete sulla parte destra della slide, quindi cose molto semplici che esemplificano assolutamente la realizzazione di un prototipo di tipo lo-fi. Quindi vi mostro un po' di esempi nelle slide a seguire, giusto perché vi facciate un'idea migliore di cosa parliamo. Ad esempio, possono mostrare un header, quindi un esempio molto semplice di come dovrà essere strutturato il sito senza ancora definirne in particolare il design. Quindi in questo modo vengono demandate a un momento successivo tutte quelle scelte di tipo estetico, i colori, eccetera, eccetera. In questo momento però già si riesce ad organizzare un'interfaccia che possa funzionare, possa dare l'idea di come verrà fuori il sito. Fatemi sapere se avete qualche problema con le slide, vedo che ci sono dei commenti, però spero sia ok per gli altri. Andando avanti comunque con le slide riguardo il wireframe kit, vi porto un altro esempio. Grazie, Gisella. Scusate. Vi porto un altro esempio del footer e anche qui, come vedete, ha una realizzazione assolutamente essenziale e molto in sintesi noi forniamo appunto questa cosa sotto forma di wireframe kit, torno su un attimo velocemente, e potete vederlo a questo indirizzo, sotto GitHub Italia Design Wireframe Kit. E si tratta di un file sketch che comunque in pratica è una serie di componenti di tipo grafico che potete, di cui i fornitori possono fare un copia e incolla e creare interfacce in modo molto semplice, in linea con tutte quelle linee guida che abbiamo definito fin dall'inizio. Andando avanti velocemente, passando poi dalla parte di lo-fi alla parte di hi-fi, come dicevamo prima, c'è il cosiddetto UI kit, con cui molti di voi già hanno lavorato e conoscono abbastanza bene. Lo UI kit concretizza in modo esteticamente più piacevole o comunque più vero, più veritiero tutte quelle cose che il fornitore prima ci ha mostrato sotto forma di sito lo-fi. Quindi a questo punto userò meno parole inglesi, ok? A bassa fedeltà userò questo kit appunto crea in modalità più vicina a quello che sarà il risultato finale per l'utente, tutti quegli elementi e quei componenti del menu, la possibilità appunto di mostrare già come verrà fuori il sito, prima ancora di crearne la parte di codice. Vi mostro un attimo dei componenti, questo forse è un po' piccolo, quindi si legge poco, vi mostro come sempre il menu, in alto e la parte di menu per mobile. In particolare, qui potete vedere come la testata in alto di un sito è già definita in modo esteticamente grazioso, esteticamente gradevole, come sarà effettivamente poi sul sito finale, al di là del logo e al di là dei testi, che comunque sono ancora allo stadio di prototipo, ovviamente. Però questo secondo step,
che avviene subito dopo il low-fi o comunque il menu a bassa fedeltà, concretizzano appunto la parte più di design del sito vero e proprio, quindi l'ultimo step prima della realizzazione vera e propria. Quindi in questo modo un fornitore può mostrare al cliente, quindi sarà la PA, l'impatto finale del sito. Andando un po' velocemente, visto che mancano 5 minuti, qui ad esempio viene mostrato un componente per fare un campo password, ma potete trovarlo benissimo su Designers Italia e poi spiegherà meglio come verrà fatto. Passo al Web Toolkit, che è il kit ovviamente complicato di suo perché tratta di HTML, CSS, JavaScript e di una serie di componenti che sono la realizzazione in termini di codice di quello che abbiamo visto finora in termini di design, quindi rendono questi componenti attivi e utilizzabili. Quindi nel momento in cui è stato disegnato un paginatore o un header o una testata, insomma, o un footer e così via, il Web Toolkit permette di, facendo un semplice copia e incolla o poco più, includendo una libreria o poco più, di creare la realizzazione sul sito di quello che avete visto prima in sottoforma di design. Di questi web toolkit ne stiamo lavorando su vari web toolkit. C'è il web toolkit che è stato creato, mi sembra, la primavera del 2016, che è già stato usato molto e che ha avuto alcuni pareri contrastanti riguardo ad alcune scelte. Per questo stiamo lavorando ad un nuovo web toolkit che è basato su Bootstrap CSS, che è la libreria probabilmente più famosa in termini di sviluppo, che ci sembra che stia dando i risultati sperati in termini di adozione da parte di tutti gli sviluppatori. Oltre a questo, stiamo lavorando anche a degli altri kit che ho lasciato in grigino, ma che comunque sono linkati nelle slide che poi vi lascerò, che sono kit fatti nel linguaggio React e nel linguaggio Angular. Mi scuso con quelli che non sono del settore, ma spero che a qualcuno possano interessare. E questo per quanto riguarda tutta la parte di realizzazione di siti web. Anche per questi, come vedete, ad esempio, si può creare un menu con molte voci a chiusura, quindi a fisarmonica, non so, questo componente ha varie nomenclature nel web. Comunque è un menu che si apre e si chiude cliccando sulla parte principale, quindi su quella in blu in questo caso. E questo menu praticamente facendo un copia e incolla del codice che vedete sotto viene creato automaticamente su un sito ed è ovviamente accessibile. Se fate caso è scritto un po' in piccolo, però potete notare tutti quegli attributi tipo area expanded, area labeled by, role e così via, che sono tipici dell'accessibilità e dell'essere conformi con tutte quelle regole di accessibilità. Ovviamente poi questo menu funziona anche se un utente non fa uso di tastiera anziché del mouse per lavorare, quindi toglie al fornitore tutte quelle problematiche di realizzazione della ruota una volta di più, quindi insomma tutte quelle problematiche su cui poi ci si perde tempo, quindi anche tutto sulla questione di per seguire tutte queste linee guida ci vuole più tempo, è vero fino a un certo punto, perché noi stiamo cercando anche di dare queste linee guida perché poi in fase poi di sviluppo in particolare il tempo venga risparmiato anziché aumentato, così come stiamo lavorando appunto sui kit per i CMS che aiuteranno, mi auguro, a velocizzare anche quella parte. Qui c'è un altro componente per creare la paginazione di un sito, ma potete vederli tutti sul link che ho messo in alto. Qui, vabbè, ho lasciato uno screenshot veloce del React Kit, ho soltanto 2 minuti, per cui finirò parlando del Content Kit, che è l'ultimo dei kit del fare, che è praticamente, come dire, una volta creata tutta la parte di codice, di design, cosa rimane? Rimane ovviamente tutta la parte dei contenuti, che è comunque una delle parti più importanti per rendere il servizio chiaro per l'utente. Per cui abbiamo messo in piedi anche questo Content Kit che contiene moltissime cose, contiene una guida al linguaggio della PA e quindi ai termini giusti da utilizzare, una guida sul tono di voce da utilizzare a seconda del contesto, e un kit proprio per riuscire a condividere i contenuti con più persone in modo che si semplifichi tutta la fase di decisione di cosa mettere sul sito. Quindi io è chiaro che sto un po' andando veloce, però quello che mi interessa sarebbe quello di farvi capire che queste cose esistono. Poi è chiaro che si può andare avanti e studiarsene un po' su Designers Italia e così via.
A questo fine io vi lascio e non farò in questo momento alcune slide al termine di queste slide che vi mostrano come si può collaborare su Developers Italia, su Designers Italia, su tutti i nostri canali di Slack. Quindi comunque poi vedete, ricevi il supporto di cui hai bisogno, c'è tutto il codice su GitHub, tutto il forum, Slack e così via. Quindi avete tutti gli strumenti che sono necessari per venire in contatto con me, con Matteo, con Claudio, e con chi avete bisogno di contattare. Quindi, nel senso, se ci sono poi problemi, siamo qui. Allo stesso modo, come dicevo all'inizio, in uscita alle vostre esperienze, sarebbe bello anche che le vostre esperienze fossero condivise. Noi caldeggiamo tanto questa cosa, nel senso, se voi avete avuto esperienze con queste cose, come piccoli comuni, come piccole realtà, ma anche come grandi realtà, ovviamente, è bello che queste cose poi vengano condivise in modo da dare coraggio anche a chi non sa se può permettersi di farlo. Vabbè, giusto per concludere, quello che è già stato detto dai miei colleghi, quello che vogliamo realizzare sono servizi semplici, chiari per il cittadino, inclusivi, quindi comunque che non lasciano fuori tutte quelle persone che non sono smart, per usare un termine inglese, appunto, con i servizi web, ed empatici, perché comunque penso che un servizio debba rendersi conto, deve mettersi nei panni del cittadino, e anche noi come creatori di servizi dobbiamo metterci un po' nei panni del cittadino stesso. Direi che è tutto per la mia presentazione, sono abbastanza per le domande. Francesco, ci sono ancora alcune domande, hai già risposto in corso d'opera, ci sono ancora alcune domande, appunto una fa riferimento al test, a un caso, il caso di test reale, ad esempio i comuni con i servizi, moduli, forme e cartografie, avete già provato? Allora, guarda, noi abbiamo una roadmap che è visibile sia sul sito del Design Kit che anche del Web Toolkit. Entrambi, in particolare quello Bootstrap e poi React e Angular, insomma quelli che spiegavo poco fa, sono in fase di realizzazione, per cui componente base, come appunto, come abbiamo visto, i menu, le fisarmoniche, i bottoni, tutti i selettori per i campi di input o quasi, sono più o meno pronti. Da lì in poi abbiamo una roadmap per lavorare su tutti quei componenti che sono meno, come dire, frequenti nell'utilizzo, per cui, che ne so, cartografie, come vedo scritto qui, e cose di altro tipo. Quindi da lì in poi partiremo, quando poi avremo anche dei feedback da chi li sta usando, per lavorare anche su questi. E allo stesso modo realizzeremo anche la versione React e la versione Angular, che vedo che mi è stata chiesta nella seconda domanda. Quando potranno essere disponibili? Purtroppo, in tutta onestà, in questo periodo di casini vari politici abbiamo avuto anche un po' dei blocchi dal punto di vista del procurement, quindi ci ha un po' rallentato le cose. Sicuramente adesso, sperando che le cose si riavviino un po', sapete tutti che siamo in balia anche di queste cose, purtroppo speriamo di riprendere un po' il lavoro e di poter continuare. Di sicuro ci sono dei contratti in essere, ci sono comunque molte cose in essere che non saranno assolutamente fermate e quindi siamo molto confidenti. Per rispondere alla domanda, la versione Angular del lavoro è stata prioritizzata da poco, è stata iniziata, e ho lasciato il link sulle slide, per cui lì scriveteci pure, aprite issue e contattateci su Slack per sapere poi nel dettaglio i singoli componenti quando verranno fatti. Stiamo lavorando in un modo molto, come dire, solido, per cui tutti i componenti che lavoriamo sono testati, sono comunque validati, insomma, non sto a spiegare i dettagli tecnici, ma qui tutta questa parte del lavoro è già stata fatta, quindi tutta Ok, ti l'integrazione dei ringrazio. componenti e lo sviluppo. Quindi, insomma, stiamo cercando, la parte più No, difficile è stata finisci, fatta, se adesso puoi dobbiamo ancora finire sistemare. velocemente. Sì, questo ti volevo dire. Per poi diamo la Sulla parola ad domanda. Andrea. Vai, 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 scusami, no, volevo finire sui kit per il CMS velocissimamente. Super veloce. Sì, per il kit di CMS, allora, ieri mi sa abbiamo avuto un contributo di un ragazzo che ci ha messo a disposizione un kit per WordPress, perché so che è una cosa molto richiesta, la volevo dire. E penso che siamo nelle fasi di pubblicarlo sotto GitHub Italia ad un certo punto.
Quindi per chi è interessato, insomma, come sempre vale la. Poi magari lo pubblichiamo direttamente noi sul forum, però come sempre, nel senso, contattatemi su Slack o su qualsiasi servizio Allora, diamo la parola, di grazie supporto ancora. Purtroppo digitale che devo do io. questa funzione di interruzione, mi Volentieri, spiace davvero. Do la parola ad Andrea, scusandomi anche con lui per i tempi, e poi magari alla fine, se ci riusciamo, facciamo un ultimo giro e vediamo. Andrea, prego. Finalmente l'esperienza, la tanto desiderata esperienza. buongiorno. Buongiorno, sarò velocissimo. La mia appunto è una piccola testimonianza di un'esperienza di applicazione appunto del concetto di linea guida di design e del nostro approccio, insomma, anche di collaborazione con questo tipo di lavoro che si sta facendo. Intanto io lavoro in CSI Piemonte, che è un ente strumentale della pubblica amministrazione piemontese. È un consorzio di oltre 120 enti pubblici piemontesi, tra cui insomma, i principali sono Regione Piemonte, l'Università, il Politecnico di Torino, Città di Torino, eccetera. Compito del CSI Piemonte è quello di promuovere l'innovazione tecnologica della Piemontese, di svolgere attività di ricerca e sviluppo, progettare sistemi informativi e ovviamente cercare di semplificare la vita di cittadini e impresa. Io parto subito dalla fine, dico questo, le linee guida e i kit di cui si è parlato oggi ci sono stati utili nel nostro lavoro? Sì, moltissimo. Intanto perché sono a nostro parere un ottimo lavoro e per tanti motivi, sono fonte di ispirazione per noi perché consolidano tutte le nostre conoscenze. Chi lavora in questo campo, nella user design, nella user experience, eccetera, tutti i giorni si confronta e va a cercare di migliorare le proprie conoscenze. Ecco, il corpus di documenti e iniziative appunto di Agile Team Digitale è per noi grande fonte di consolidamento delle nostre conoscenze. Rispondono a tutti i nostri principi, che sono quelli come dire, del concetto di progettare i servizi del cittadino mettendo al centro i cittadini. Rispondono ai nostri principi di essenzialità in cui crediamo delle interfacce e un'altra cosa che voglio aggiungere, costituiscono come dire, una voce autorevole molto importante anche quando noi ci approcciamo e ci confrontiamo con i nostri clienti e i nostri fornitori, perché è molto importante per noi poter affermare le nostre considerazioni, le nostre proposte, anche considerando il fatto che sono le proposte che sono state delineate come standard a livello nazionale. Naturalmente, per fare tutto questo, portare avanti questo lavoro, noi abbiamo un team, un gruppo di persone che lavora nell'area web. E che sono queste che vedete, insomma, un team molto fluido, un team che si occupa di user experience, quindi non solo del disegno delle interfacce, che è la punta appunto dell'iceberg di tutto il nostro lavoro, ma anche di tutte quelle attività propedeutiche al disegno e allo sviluppo, e quindi le parti di user research, di coinvolgimento di utenti e stakeholder, di analisi, eccetera. Questi sono, come dire, ho qui delineato alcune delle nostre attività e alcuni dei nostri esperimenti. In questo devo dire che il lavoro fatto da Team Digitale di Agid è stato anch'esso fonte di ispirazione perché come dire, nel nostro lavoro un tempo non utilizzavamo molto InVision, per esempio, che è un ottimo tool per fare dei prototipi di posizione. Però la collaborazione con il team e con Agit ci ha fatto vedere anche la possibilità di utilizzare questo tool e che insieme agli altri va a delineare un po', a definire quelli che sono tutti i passi per andare a definire le interfacce, dalla prima fase di sketching, quindi di disegno ad alto livello delle interfacce, fino alla parte di prototipazione ad alta definizione fino alla fine per arrivare al testing, perché noi facciamo anche testiamo le nostre soluzioni e le mettiamo a disposizione degli utenti e registriamo quali sono i loro feedback. E quello che ci viene chiesto in questi anni è di andare a costruire il design system della pubblica amministrazione, nel nostro caso della pubblica amministrazione piemontese, e per questo il lavoro fatto di standardizzazione da parte
del team è stato per noi molto importante perché, come dire, possiamo integrare tutte le nostre pensate, tutte le nostre esperienze con il lavoro appunto che vedete pubblicato nelle risorse di Design Senza Italia. Uno dei primi lavori, anzi il primo direi, è stato quello fatto da noi con il comune di Biella, che è stato uno dei primi esempi italiani di sito web comunale con un approccio di applicazione delle linee guida di design. Ovviamente le linee guida di design, come spiegava Claudio Celeghin, nella loro prima versione, che parliamo del 4 luglio 2016. E questo è stato un lavoro molto importante per noi, un po' perché noi già ci stavamo pensando ad un'operazione di standardizzazione della presenza online dei comuni. E in effetti, già nel 2015 noi avevamo provato a fare questo tipo di operazione, cioè provare a definire, come dire, un sito tipo comunale. Avevamo prodotto quella che per noi era una istanza di sito web comunale, che tra noi chiamavamo siti web. Ma poi la collaborazione con Agid in quel periodo ha fatto sì che noi insomma, siamo arrivati a pubblicare a luglio questo sito che potete vedere poi online, che rappresenta un primo approccio appunto alla definizione di un percorso che ci ha portato poi più avanti e vi farò vedere anche altre cose. Noi abbiamo messo poi a disposizione anche questa, ho visto che c'erano anche delle domande a proposito, abbiamo messo a disposizione questa istanza perché il sito è stato fatto con il CMS Drupal in versione 7, non l'abbiamo messo a riuso, quindi ognuno può andare con l'indirizzo che vedete e, come dire, anche scaricare il pacchetto e poi andare avanti da lì personalizzando le cose. Il secondo tipo di lavoro che abbiamo fatto su Comuni è quello con il Comune di Vercelli, un anno dopo, 14 luglio 2017, una piccola evoluzione sempre sul target dei siti comunali, sempre con un approccio molto vicino alla, come dire, alle linee guida, quindi come vedete da questa immagine c'è cioè la gestione di un testalino in un certo modo, dei menu di navigazione e anche delle voci di navigazione, perché il lavoro sulle linee guida non è solo un lavoro di oggetti e di design, ma anche di definizione dell'architettura dei contenuti. Un lavoro ancora più complesso, sempre riguardante siti e portali di enti della pubblica amministrazione, lavoro che stiamo conducendo su e per Regione Piemonte. Naturalmente è un lavoro complesso perché questa che vedete è un primo mock-up di quello che potrà essere il sito, che tutt'oggi non è pubblicato, ma che vedrà luce, verrà pubblicato nell'autunno. Di quest'anno, del 2018, dico un lavoro complesso perché è un lavoro che va a toccare tutte quelle fasi di appunto ricerca, analisi, propedeutiche al mero compito del disegno delle interfacce. Il portale attuale ha una prima release che è del 1998, è un portale di oltre 50.000 pagine, quindi che comprende attualmente sezioni statiche, piccoli CMS. Però, essendo, come dire, un portale molto importante, con circa più di 1,5 milioni di pagine visite mensilmente, noi abbiamo proposto all'ente di portare avanti un certo tipo di lavoro abbastanza ampio, quindi che prende luce da un'attività di benchmarking, passando per l'analisi appunto dei dati, degli analytics, fino a coinvolgere utenti e stakeholder. Abbiamo fatto dei test con utenti, ma lavoriamo ancora con tutti gli stakeholder, quindi i componenti della regione ad un'attività di design thinking per andare a ridefinire l'architettura dei contenuti e per arrivare a definire un concetto di intelligenza applicativo nuovo. Naturalmente questo concetto di intelligenza applicativa porta con sé anche la ridefinizione del design system dell'interfaccia. Passiamo a un altro tipo di lavoro che è un lavoro invece sui servizi. Torino Facile è il portale dei servizi online del cittadino torinese e che ha una sua nuova versione da qualche mese, ma un lavoro, come dire, un work in progress che stiamo portando avanti e che porterà i suoi risultati anche nel corso del 2019. Anche in questo caso, qui vedete degli esempi di mock-up per chi conosce le linee guida di design e lo User Interface Kit.
riconoscerà qui alcuni elementi come fonte di ispirazione per il mock-up in versione responsive di comportamenti del testalino, di elementi di interfaccia, quale il menu a comparsa, oppure altri elementi di navigazione. Per andare a definire il design system, appunto, dei servizi torinesi, quali l'anagrafe, la possibilità di avere certificati per il cittadino, la possibilità di prendere appuntamenti agli sportelli, eccetera. Quindi la possibilità di andare a definire per noi un design system semplificato nell'ottica di, appunto, di semplificare la vita ai cittadini che devono compiere azioni che apparentemente sono semplici, ma devono compierle online. Queste sono alcune schermate di mock-up dell'home page di Torino Facile e di alcuni servizi interni. E questa che vedete è il mock-up di un servizio all'interno di Torino Facile, abbastanza importante perché è un profilo del cittadino, cioè un'area personale del cittadino torinese, è un'area in cui il cittadino trova e troverà i dati, tutti i dati anagrafici, quelli relativi al suo nucleo familiare, e potrà da quest'area compiere nel corso come dire, dei mesi a venire gran parte delle azioni che costituiscono il suo rapporto con la pubblica amministrazione del territorio. Cerchiamo di applicare anche questo concetto di utente al centro e di ridefinizione del design anche per i servizi della sanità e della salute in Piemonte, e quindi stiamo portando avanti una serie di progetti su servizi che sono molto delicati, perché appunto riguardano la salute dei cittadini, e quindi questa piccola rivoluzione di poter portare questi servizi intanto a portata di smartphone, quindi a portata di consultazione mobile. Qui vedete ad esempio alcuni mock-up sul servizio di pagamento dei ticket sanitari, oppure della consultazione delle esenzioni per reddito per la fruizione dei servizi sanitari. Questo che vedete è un mock-up sulla di visualizzazione del concetto appunto di profilo del cittadino in ambito sanitario, della possibilità anche di ricevere attraverso l'autenticazione sui servizi sanitari delle notifiche online da parte dell'amministrazione. E questo che vedete è un esempio insomma, di costruzione di un servizio. Questo è un page flow, quindi la rappresentazione dei percorsi di navigazione dell'utente all'interno delle interfacce, in questo caso di un sistema di notifiche via SMS o via mail di notifica al cittadino nell'ambito dei sistemi sanitari, ma anche che può essere applicabile anche in tutti gli altri servizi della pubblica amministrazione piemontese. Questo è un altro esempio di page flow, ma per finire devo dire che i kit, le linee di guida di design ci sono state molto utili per andare a ridefinire quelli che per noi sono il nostro concetto di servizi del futuro, cioè di servizi che debbano essere sicuramente facili da utilizzare, certamente utili per le persone, ma aggiungiamo di servizi che a nostro parere dovranno essere anche memorabili, desiderabili in qualche modo e devono restituire piacere nell'uso e, come recita appunto il claim di designersitalia.it, in qualche modo restituire il buon umore a noi e a tutte le persone che li utilizzano. Grazie. Grazie Andrea, a te, esperienza veramente molto interessante, peccato che purtroppo arriviamo sempre correndo a queste presentazioni, magari ci sarà occasione per approfondire. Intanto ti vorrei sottoporre alcune domande che sono state fatte, rilascerete un pacchetto con Drupal 7 per le regioni, così come avete fatto per i comuni? Ma penso Ottimo. proprio di sì. Quando avremo finito il lavoro, sicuramente tutte le nostre soluzioni noi le facciamo per gli enti, quindi le mettiamo poi a disposizione per Siano tutti, alla quindi penso proprio di sì. E probabilmente sarà in Quindi Drupal scusa. 8. Mano a mano. Probabilmente sarà in Drupal 8, quindi nella ultima versione di Drupal e non in Drupal 7.
rispondere anche all'altra domanda, quale strumento avete utilizzato per fare il page flow? Beh, utilizziamo quegli strumenti che abbiamo visto, in quel caso noi abbiamo utilizzato Sketch, e utilizziamo Sketch per fare il page flow e poi magari montiamo le singole schermate con InVision, per andare a ricostruire un prototipo di interazione che possa essere anche utilizzato eventualmente per fare dei test con gli utenti oppure per essere presentato anche ai clienti. Allora, sì, credo che non ci siano altre domande, ci abbiamo alla conclusione. Adesso vorrei richiamare un attimo anche Matteo per qualche considerazione finale del webinar, Matteo e Francesco, se vogliono dire la loro su questa esperienza e anche chiederei a Matteo se vuole in qualche modo rispondere ai commenti che sono stati fatti per la questione dell'accessibilità, che ovviamente si tratta sicuramente di una incomprensione che c'è stata rispetto Scusatemi, non ho seguito i commenti sull'accessibilità, se eventualmente li potete ricondividere. a... Ah, certamente, scusa, pensavo, comunque insomma si trattava del fatto dell'aver minimizzato appunto la questione del contrasto dei colori, molti hanno detto, mentre per le pubbliche amministrazioni è obbligatorio. Intanto che io li cerco, forse Stefania ce li ha sotto mano. Stefania, scusa se vuoi Guarda, condividere allora, anche tu. mi è chiaro più o meno, sicuramente non era l'intenzione di minimizzare. Allora, tutto quello, ci muoviamo in una logica di open source puro. La squadra che lavora a questo tipo di contenuti è una squadra che ovviamente ha una banda limitata, cioè il numero di persone che ci lavorano è quello che è. E siccome è tutto aperto e tutto collaborativo, vi invitiamo davvero a segnalare qualunque errore o semplicemente inconsistenza che è probabile sia distribuita e saremo felicissimo di correggerlo. Il tema accessibilità è un tema molto complesso, so che ci sono stati dei webinar dedicati, ci sono delle persone sicuramente più preparate di me per parlarne. Quello che vorrei che partisse come presupposto è che non solo l'accessibilità è centrale, ma l'accessibilità non si limita all'applicazione, secondo noi, come concetto, diciamo, di convenzioni o di regole sul livello di contrasto è sicuramente necessaria, ma non è quei singoli adempimenti come i codici ARIA a cui faceva riferimento Francesco, non sono sufficienti secondo noi in quest'epoca o non devono essere considerati sufficienti per appunto essere adempienti nei confronti di una legge. Quello che vorrei passasse come concetto sull'accessibilità è che la legge dice delle cose, fra l'altro è una legge molto datata, stiamo cercando di capire come superarla, come evolverla. Le linee guida di design dicono delle cose coerenti con quella legge e rilanciano, ma vorrei che prima di tutto passasse il principio per cui i siti devono essere accessibili, ma soprattutto i siti e le applicazioni inclusivi. Ci sono persone, nella nostra esperienza, che possono tranquillamente utilizzare, perché non hanno nessun tipo di limite, diciamo, fisico, percettivo, i servizi come sono attualmente realizzati, ma che non riescono ad utilizzarli magari perché hanno un bias culturale, piuttosto che un problema linguistico, piuttosto che un problema di formazione, di confidenza all'uso di determinati strumenti digitali. Per noi l'accessibilità è il primo passo di un servizio che deve essere inclusivo e quindi considerare tutti, davvero tutti i cittadini, anche ovviamente quelli con delle possibilità diverse. Quindi benvenga, se poi ci sono degli errori nei codici colore o nei contratti, segnalateci, li verranno corretti come massima priorità. L'altra cosa che vi vorrei lasciare in conclusione è un invito alla partecipazione, appunto, mi ricollego a quanto ho appena detto. I servizi digitali, i servizi pubblici, noi li intendiamo come un bene comune, sono davvero un bene di tutti e vorremmo che quindi tutti quelli che poi li fanno, li realizzano, anche i privati che sono semplicemente committenti, sentissero la responsabilità di dover contribuire al loro miglioramento. E contribuire al loro miglioramento significa non solo applicare i modelli che vi abbiamo proposto, ma significa aiutare a migliorarli, a evolverli, a completarli. Quindi quello che è Designers Italia non è appunto solo il dove trovo le regole che devo applicare, ma è dove trovo il modo per partecipare ad evolvere e a migliorare queste regole. Sono tutte aperte, sono tutte open source, qualunque cosa realizziamo è trasparente e aperto. Per correggere una cosa basta una pull request su GitHub o un messaggio sul forum che è alla portata di tutti.
altrimenti mi avvierei verso la conclusione. Siamo relativamente in tempo. Speriamo di approfondire molti di questi argomenti ancora in futuro. Purtroppo alcuni li abbiamo potuti trattare così e speriamo veramente che sia un modo per continuare a migliorare sempre più i nostri servizi digitali. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie a voi. Grazie, Ciao. 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 Ciao, grazie.